che lo vedono dal vivo. Dai, vediamo un bacino. Quando facevo l'imprenditore pensavo di lavorare tanto, ma riuscivo la mattina presto a trovarmi un'ora per dedicarmi un po' al fisico. E allora andavo a correre nel parco di Arcore e una volta mi sono ritrovato addirittura con 15 cani intorno. Normalmente ne avevo una decina. E arrivavano, qualcuno me li regalava. Poi c'era l'evento lieto di una nascita di cuccioli e poi chi aveva il cuore di dare via i cuccioli. Quindi si tenevano tutti e diventavano dei cani molto importanti. Però in tutti quegli anni, io che avevo anche la testa impegnata, siamo arrivati in quegli anni ad avere fino a 56.000 collaboratori e quindi per esempio non ho mai fatto feste il sabato perché impiegavo sempre il sabato mattina per andare a trovare in ospedale tutti i collaboratori che avevano avuto necessità di farsi ricoverare e quindi ero stato abbastanza intransigente e me ne sono pentito amaramente poi nel fatto che tutti i miei cani fossero trattati benissimo, curati, il veterinario che veniva a visitare tutti una volta alla settimana, le persone di casa mia, ciascuna delle quali aveva affidato per un giro particolare uno di questi cani, ma io non avevo voluto portarmi un cane in casa. Avevo cercato e cominciato. Poi siccome nel mio mestiere, che non è un mestiere per me, ma nel mio mestiere di politico devo fare spesso delle interviste al telefono
è successo per due volte a fila che l'intervista fosse interrotta dal cagnolino che pretendeva che io gli dessi attenzione e che non andassi avanti a parlare così a lungo. Morale, mi sono privato per troppo tempo dalla presenza di qualcuno che voi sapete bene quante cose, quanta dolcezza può dare. Adesso la cosa è cambiata, perché una signora che voi conoscete ha un nome molto, molto lombardo, la Sula Brambilla, la signora Marisa Brambilla, tantissimi auguri per la nuova creatura che porta in seno, mi ha regalato un cagnolino. È diventato, come sapete, il cagnolino più famoso d'Italia. È un cagnolino, ho trovato, lo conoscono questo cagnolino in America, e ho avuto notizie in questi giorni che stanno facendo dei vestitini per cane, dei cibi per cane targati appunto Dudu. Io non ho pensato di correre a depositare il marchio, ma comunque. Poi abbiamo deciso di fare questa grande avventura per il nostro paese e per tutti noi. Che cos'è questa grande avventura? Sapete le condizioni in cui siamo? Non siamo mai riusciti in Italia dal 1948 per poi a far diventare l'Italia un paese governabile. Perché? Perché noi italiani non abbiamo mai, mai imparato a votare. Nella Prima Repubblica, vi ricordate i partiti che si votavano allora? Per fare una maggioranza in Parlamento occorreva che si mettessero insieme in cinque. La Democrazia Cristiana.